Hello everyone, mi sono resa conto che quei video che vi piacevano, almeno di solito vi piacevano, sui supermercati è già tantissimo che non li faccio. E siccome avevo da comprare praticamente tutto, ho deciso di farvi questo video su questo spesone a Londra per farvi vedere più o meno quanto spendo io, ma anche magari se volete fare un paragone con i prezzi italiani. Io non ho grandissima conoscenza e grandissima idea di come possono essere i prezzi italiani. Conosco delle cose, non conosco la maggior parte, quindi se volete ditemi voi poi magari nei commenti qua sotto se queste cose che vi mostro sono più care o meno care. Una cosa importante da dirvi: ho fatto la spesa in due posti, da Tesco e da Iceland, solo che da Iceland mi portano la spesa a casa, è gratuito, e quindi farò questo video in due blocchi perché continuerò più tardi quando arriva la spesa a casa. Questo ve lo dico perché quasi sicuramente ve ne accorgerete anche dal fatto che la luce cambierà. Adesso sono le 2 di pomeriggio, è ovvio che molto probabilmente più tardi quando arriverà la spesa posso aggiungere tutte le luci che voglio, ma si noterà sicuramente. Ma partiamo e vediamo esattamente che cosa ho comprato per questo mese di spesa a Londra. Parentesi, io sono intollerante al glutine, non sono celiaca, sono semplicemente intollerante al glutine, però anche se non si dovrebbe, ogni tanto me lo concedo, soprattutto per quanto riguarda i biscotti. C'è una scelta molto decente anche per quanto riguarda biscotti senza glutine, però io non ci posso fare niente, preferisco quelli normali perché c'è ovviamente molta più scelta. I biscotti in UK sono fantastici, c'è una scelta, una tradizione immensa di biscotti. Io però sono abbastanza fissata con due, lo vedrete, due, tre, e troverete della roba senza glutine ma anche qualcosa con il glutine. Non è che sono impazzita, ma anche se non dovrei, ogni tanto mi concedo questa questo sgarro, diciamo così. Allora, ho preso queste che sono i rice cakes. Questi sono con salt and vinegar, quindi sale e aceto. Il pane senza glutine a fette, quello con i semini, questo viene 1,80 ed è da marca di Tesco, l'ho già provato ed è molto buono. Un chilo di riso basmati della marca di Tesco e costava 1,20. Poi ho preso questi 4 burgers, beef burgers, ovviamente 2,50 e sono 460 grammi tutti. Poi un paio di queste di chopped tomatoes, 28 centesimi l'una, e la passata, che questa la uso per la zuppa, 28 mi sembra anche questa. Poi passiamo a quella cosa proibita che non dovrei prendere ma che ho preso, e sono i biscottini bourbon e i custard creams. Ve li faccio vedere meglio, quelli qua, custard creams, bourbons. Questi sono due biscotti tipici della tradizione, io ho preso, devo dire la verità, delle sottomarche, ma sono buonissime lo stesso, e costavano, ve lo dico subito, costano 45 centesimi a pacchetto, e devo dire che ottimo prezzo. Poi ho preso questa salsa, salsa curry, per fare il pollo, torna a fuoco. Normalmente, devo dire la verità, la faccio io from scratch con onions and chickpeas eccetera. Anzi, c'è un mio video in cui lo faccio vedere la mia fantastica ricetta, mi piace tantissimo, ti lascio il link qua sotto. Ma ogni tanto, magari se hai di fretta, magari ci aggiungo 2 chickpeas e lo faccio lo stesso con il pollo. Questa costava 35 centesimi. 2 bell peppers o peppers, in North American English è bell pepper. In inglese britannico è semplicemente pepper, ma sempre quelli sono e costano 59 centesimi l'uno. Poi ho preso un chilo di cipolle, quelle dorate. C'è un uccello enorme fuori nel mio giardino. Ok, ho preso un chilo di cipolle, quelle dorate, 85 centesimi. Poi ho preso 4 avocado di quelli medi, quindi non enormi, già pronti per essere mangiati. In realtà li sento ancora un po' duretti, quindi a parte il fatto che sono 4, quindi mi durano diversi giorni, molto meglio, li farò maturare, o non so come si dice. Quindi questi 4 costavano 1,05.
Poi ho preso due scatole grandi di tonno, quello in brine. Io non prendo mai il tonno sott'olio, mi piace prendere questo nel brine, scolarlo bene e poi io aggiungere l'olio. È una mia fissazione, a volte magari non mi serve neanche l'olio, però preferisco aggiungercelo io. Queste costano 59 centesimi l'una. Poi mi sono presa una bella bistecca, molto magra, molto buona, da fare una bella sera ai ferri, una bella sera, perché deve essere bella la sera. Why Annie? Just straight. Focus. Questa è 230 grammi e l'ho pagata 3,80. Questa è una bella cena. E poi finisco con una cosa che sono stracontenta di aver trovato. Io adoro la peanut butter. Peanut butter per me è il top da spalmare sul pane, quindi il burro di arachidi. Però ovviamente per essere buono, per non fare male, ma anzi per essere buono anche per la salute, per un'alimentazione corretta, deve essere quello senza zucchero, senza porcherie varie. È vero, io sono una gran fanatica della Skippy, però... è vero, la Skippy non è esattamente la peanut butter quella buona se fai un'alimentazione corretta. Ho trovato questa qua, ed è crunchy, perché a me piace assolutamente crunchy, però è 100% peanut butter, 100% noccioline, quindi sono molto contenta. Quanto ho speso di questo di Tesco ve lo dico alla fine. Intanto stiamo qua e aspettiamo la spesa di Iceland, che mi dovrebbe arrivare a casa tra le 5 e le 7. Eccomi qua, sono tornata perché è arrivato il resto dello spesone. Scusate la luce, ho cercato di fare quello che posso. Faremo un svuota la spesa in the dark, quindi dall'oltretomba. Ok, partiamo subito, anche perché ho dei surgelati. Bustone di spinaci surgelati, un pound. E questi sono veramente buoni perché non sono quelli piccolissimi, tutti spezzettati, scarti. Stessa cosa per i green beans, sono così. Sono un pound per tutto il paccone e sono molto buoni perché non sono gli scarti dei green beans, per esempio, che trovo in altre confezioni. Stessa cosa, one pound, i broccoli, ma sono i florets, quindi è la parte carina in cima senza gambi, c'è un cosettino piccolo. Quindi mi piacciono questi, mi piacciono veramente troppo, ne uso tantissimi, e perché appunto è la parte migliore, broccoli. Poi ho preso questo, che ho già preso diverse volte, sono 4 pezzi di cod, quindi merluzzo, credo sia in italiano, merluzzo, e abbastanza grandi anche, se girino il pacchetto, e sono 4 pound per tutto il pacco, quindi un pound a pezzo. E tra parentesi, hanno un buon sapore, non è che non sanno di niente. Sempre rimanendo in tema fish, ho preso fish cakes, che non so come spiegarvi, comunque sono, sembrano dei burger ma fatti di pesce. Questi sono abbastanza piccoli, sono mini, sono 10 in questo pacco, che ho pagato sempre un pound. Non è da Poundland, però. E questi magari a volte a pranzo velocemente in forno, ci aggiungi due verdure ed è un ottimo pranzo. Poi ho preso questi, che avevo già preso, ed è sempre pesce con questa panatura, e questi sono gusto mediterraneo, quindi ha il pomodoro secco e delle erbe, e questo veniva scontato 1,75. Sono due pezzi grossi. Poi mi piaceva l'idea di questo, non l'avevo mai preso qui, nel senso in questo negozio. È un chilo, due chili, un chilo, 750 grammi di stir fry, quindi comunque ci sono tutte le verdure e la carne, vediamo nella foto qua, i peperoni, quindi ci sono i peperoni, peppers, usually it's like yellow and red peppers, e la carne, appunto pronti da fare stir fry e poi con i noodles, ok? E questo l'ho pagato 2,50. Poi, immancabile nelle mie spese, l'hummus. Hummus, io vivrei di hummus. Un pound, confezione abbastanza grossa. Passiamo ad un'altra borsa. Voilà, shopping bag, number 2. Ho preso questi, della Bird's Eye. Bird's Eye è la Findus in Italia, per intenderci, e sono waffles di patate, ed è una confezione da 10 che ho pagato, perché era scontata, mi sembra un pound, però aspettate che controllo, anzi no, ve lo metto qua sotto in caso avessi sbagliato, vi scrivo comunque tutti i prezzi. Quindi questo bel paccone di waffles di patate, che guardavo qua,
si possono fare anche direttamente dentro il toaster. Yeah, fantastico. E poi mi sono fatta tentare da queste due steak pies. C'è il glutine, non importa, sarà una delle mie eccezioni durante il mese. Sono quelle in versione luxury di Iceland e devo controllare quanto costava. Comunque mi sembra 2,50, ma ricontrollerò così vi do il prezzo corretto. Sono anche abbastanza grossine come size, quindi queste da mangiare con il mash o con delle verdure di contorno e un pochino di gravy sopra. Snack, ogni tanto, questa è la confezione grande, ma dentro ci sono 6 pacchetti piccoli di queste che io adoro perché sono quelle non fritte, ma ipoteticamente non so come sono fatte, comunque dovrebbero essere fritte, sono molto buone. E queste costavano £1, credo tu. E poi io li adoro. Ci sono anche quelli che hanno il fondo di cioccolato fondente, ma non c'erano oggi, quindi comunque ci accontentiamo di queste. Tutto il pacco viene £1 sempre ed è diviso in pacchetti piccoli. Sono 10 pacchetti da 2 pezzi l'uno, i famosi. Questi ci sono anche in Italia, ne sono certa, sono veramente buoni. Poi ho preso questi due che ho già preso in passato. Uno è un pesto e uno è un pesto rosso. E ottimo, devo dire, per il prezzo che hanno, anche gli ingredienti non sono per niente male, ottima qualità e sono £1 l'uno. Io entrambi, siccome non mangio la pasta frequentemente, 1 o 2 volte al mese, entrambi li uso a volte anche nella carne o nel pane tostato, insomma come condimento più di altre cose. Comunque costavano uno ciascuno. Poi can't believe it's not butter, ma la versione light, £1 sempre, e questo è spread. 2 courgette che sembrano 2 missili, sono veramente giganti, e queste venivano 1,70 qualcosa, te lo scrivo sempre qua sotto. 6 pomodori vine, non ho idea, comunque sono pomodori standard, semplici, belli rossi, un pacchetto da 6, mi sembra sui 50 centesimi, 60, ma te lo scriverò sempre qua sotto. Poi ho preso un pacco bello grande di fette di tacchino, che io di solito divido in pacchetti più piccoli e li suggello, così magari il giorno prima li tiro fuori e ci faccio il pranzo con una wrap senza glutine. Anzi, questo è il caso in cui a volte ci metto dentro un po' di il pesto rosso, il pesto verde, così lo uso per queste cose qua. Quindi questa confezione grande da 350 grammi viene £2. E infine i filetti di pollo, già tagliati a filetti di pollo, da mezzo chilo e l'ho pagata £3. Ma passiamo alla parte interessante, ovvero quanto ho pagato tutta questa roba. Ho speso 29,63 da Iceland, quindi è la seconda spesa, quella che mi è stata portata a casa, ed ho speso 17,33 da Tesco, quindi questi circa, cos'è, £67 sono la mia spesa per praticamente un mese. In realtà a questa spesa dovete aggiungere £2 di polpette di carne che ho già comprato l'altro giorno, 24, quindi anche quelle dureranno. Dovete aggiungere 1 chilo di ceci in jar, che mi piacciono tantissimo e costano £1, e poi durante il mese potrei comprare qui e là ancora magari della verdura e magari delle banane, dei kiwi e credo forse ancora una volta il pane. Però si tratterà di una spesa aggiuntiva che normalmente, conoscendo io completamente i prezzi e le mie abitudini, ti posso garantire che non andrà oltre circa i £15. Quindi calcoliamo quello che ho speso in queste due sacconi, questi due spesoni che ho fatto, calcoliamo quel 2 o 3 cose che avevo già comprato e che userò questo mese, ancora magari delle zucchine, dei red peppers e qualcosa, siamo intorno ai £90. Quindi questa è la cifra, ve lo dico perché non è un esperimento di questo mese, questa è la cifra che più o meno spendo ogni mese. A volte ho speso anche decisamente di meno, ho speso anche un pochino di più a volte perché magari ho voluto comprarmi qualcosa di diverso. Non mi sembra di trattarmi male, quindi spero ti sia piaciuto questo video. Se ti va, iscriviti, anzi iscriviti perché a me fa piacere, lasciami un commento, lasciami un like e ci vediamo la prossima volta.